Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni logaritmiche usando un'incognita ausiliaria. Innanzitutto, come le riconosciamo? Beh, rispetto al video precedente abbiamo una disequazione con un logaritmo un po' brutto, perché ho un logaritmo in base 2 sia qui che qui di questa robaccia qua. E quindi, per semplificare i calcoli, la prima cosa che mi viene in mente è andare a sostituire, chiamare con t tutta questa robaccia. Sostituiamo, qui diventa t più 4 fratto t. Abbiamo ottenuto una disequazione fratta, quindi portiamo tutto al primo membro e facciamo l'MCM. L'MCM è t, t diviso 1 t per t, t alla seconda, t diviso 1 t per 3, 3t, portato di qua diventa meno 3t, t diviso t 1, quindi ricopio 4 e portandolo al primo membro scrivo meno 4. Al secondo membro quindi rimane 0. Ora dobbiamo fare numeratore e denominatore maggiore di 0. Se avete qualche dubbio sulle disequazioni fratte potete guardare il video con questo nome, che fa parte della playlist disequazioni lineari. La prima disequazione è di secondo grado, quindi prima trovo le soluzioni, quindi prima risolvo l'equazione associata. Uso la formula meno b, b è meno 3, quindi meno meno 3 più 3. Più o meno la radice di b alla seconda, 9, meno 4ac, 4 per 1 per 4, 16, con il meno che c'è qui, meno 16, con il meno della formula più 16. Tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2. 9 più 16, 25, la radice fa 5, tutto fratto 2. Come sempre, le due soluzioni sono date, una con il più e una col meno. 3 più 5, 8, fratto 2, 4. 3 meno 5, meno 2, fratto 2, meno 1. Queste sono le due soluzioni, ma volevo risolvere una disequazione e quindi il dice mi dice che i valori sono concordi, perché qui c'è più e qua c'è più. Concordi vuol dire che devo prendere i valori esterni. T, perché l'incognita era t, minore di meno 1, oppure t maggiore di 4. E questa è la soluzione del nostro numeratore. Il denominatore è già risolto, quindi andiamo a fare la tabella dei segni. Al numeratore devo mettere il segno più in questo intervallo, quindi minore di meno 1 qui, maggiore di 4 qua. Al denominatore devo mettere il segno più quando t è maggiore di 0, quindi da qui in avanti. Facciamo il prodotto tra i segni, più per meno, meno per meno più, meno per più meno, più per più più. La disequazione di partenza aveva segno minore, quindi meno, e quindi devo andare a prendere i segni meno. Per cui la soluzione finale è t minore di meno 1 oppure t compreso tra 0 e 4. Ora riandiamo a sostituire. Al posto di t rimettiamo questo valore. Andiamo a risolvere prima questa disequazione. È una disequazione logaritmica elementare, l'obiettivo è far sì che sia al primo che al secondo membro ci sia lo stesso logaritmo nella stessa base. Quindi questo lo riscrivo e al posto di meno 1 scrivo logaritmo in base 2 di 2 alla meno 1, perché per la definizione di logaritmo questo numero qui è quello che devo mettere nell'esponente della mia base. Ora, se avete visto il video precedente, sapete che dobbiamo risolvere un sistema dove la prima condizione è la condizione di esistenza, quindi l'argomento maggiore di 0, e la seconda è la disuguaglianza tra gli argomenti. Siccome la base è 2, che è maggiore di 1, dobbiamo ricopiare il segno che c'è. Quindi 5x meno 6 lo ricopio, minore 2 alla meno 1, cioè un mezzo. Ora risolviamo la prima, quindi il meno 6 portato al secondo membro diventa più 6, divido tutto a destra e a sinistra per 5, così facendo 5 5 se ne va, mi rimane 6 quinti, che è la prima soluzione, quindi la vado a scrivere in bella copia. Vado a risolvere la seconda, i termini noti li porto tutti al secondo membro, quindi meno 6 di qua diventa più 6. Faccio l'MCM, che è 2, 2 per 5x 10x, 2 per 6 12, 2 diviso 2 1, ricopio più 1. Mando via i denominatori, quindi al primo membro ho 10x, al secondo membro 13. Divido tutto sempre per il coefficiente che c'è davanti, 10 10 se ne va e questa è la nostra seconda soluzione, la vado a ricopiare. Faccio la tabella delle linee e così trovo il risultato della prima disequazione.
Se fate con la calcolatrice 6,5 vale 1,2, 13 decimi 1,3, quindi questo è il numero più piccolo, va messo prima. Ora devo mettere una linea quando x è maggiore di 6 quinti, qui in avanti, e quando x è minore di 13 decimi, da qui indietro. La soluzione di questo sistema è data da questo intervallo e si scrive x compreso tra 6 quinti e 13 decimi. Questa è la nostra prima soluzione. Ricordiamoci che dovevamo risolvere due disequazioni. La prima ha questo risultato. La seconda, che era questa, il logaritmo compreso tra 0 e 4, la possiamo trasformare tutta sotto forma di logaritmi. Quindi al posto di 0 scriverò logaritmo in base 2 di 2 alla 0. E qui uguale al posto di 4 scriverò 2 alla 4. Ora dobbiamo risolvere due disequazioni. Questa e questa. Quindi dobbiamo fare come sempre un sistema dove prima di tutto imponiamo la condizione di esistenza, quindi argomento maggiore di 0. Poi dobbiamo scrivere la prima disequazione andando a togliere i logaritmi, quindi scrivendo solo gli argomenti. Quindi leggendo da destra verso sinistra ricopio 5x meno 6 maggiore di 2 alla 0 che fa 1. Ricopio il maggiore perché la base è 2 e quindi va ricopiato. Questa qui corrisponde alla disuguaglianza tra questi due logaritmi. Ora dobbiamo fare la stessa cosa con quest'altra e quindi ricopio l'argomento 5x meno 6. Questa volta il verso è minore di 2 alla quarta che fa 16. Quindi dobbiamo risolvere un sistema di tre disequazioni. La prima l'abbiamo già calcolata sopra, quindi velocizzo, ricopio direttamente il risultato. La seconda porto il 6 di qua e quindi diventa più 6. Sommando ho 7, divido tutto per 5 e quindi 5,5 se ne va e ho la seconda soluzione, la vado a ricopiare. La terza, di nuovo il 6 lo porto di qua, diventa più 6. 6 più 16 fa 22 e dividendo tutto per 5 ottengo l'ultima soluzione e la vado a ricopiare in bella copia qua su. Ora che le ho risolte tutte e tre vado a fare la tabella delle linee andando a ricopiare questi numeri dal più piccolo al più grande. La prima linea la devo fare quando x è maggiore di 6 quinti, da qui in avanti. La seconda linea quando x è maggiore di 7 quinti e l'ultima quando x è minore di 22 quinti. Le tre linee sono in questo intervallo e quindi la soluzione è data da x compreso tra 7 quinti e 22 quinti. Quindi questa era la prima soluzione, questa era la seconda, la soluzione finale è data dall'unione di queste due. Quindi le riscrivo unite da una U di unione. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.